sentite adesso? Ditemi che non vorrei parlare a vuoto. Ci sono? Oh, va bene. Non ho capito quanti siamo. Non ho capito quanti siamo, però incomincerei a parlare perché è stranissimo parlare così da lontano. È una sensazione stranissima. Comunque, interrompetemi se non si sente niente, ok? Io partirei incominciando a presentarmi. Sono Anna Masera, sono il caporedattore del sito internet della Stampa, la stampa.it. Ho mandato una serie di link che possono essere d'aiuto durante questo piccolo dialogo spero che sia un dialogo, non un monologo, sul giornalismo tra crisi e opportunità nell'era digitale. Vi ringrazio innanzitutto e ringrazio Marco De Rossi e Madero, insomma, per avermi invitato a Oil Project, che mi sembra un bellissimo progetto. Mi sembra un progetto interessante e soprattutto molto utile perché mai come in questo momento è stato ampio e molto discusso il problema su che cos'è il giornalismo oggi e come si fa a uscire dalla crisi dei giornali. Oramai credo che lo sappiano tutti, io non so il livello e la varietà di persone che sono collegate, quindi magari che taglio corto. Comunque, voi sapete che da quando internet ha reso possibile la comunicazione e l'informazione online, i giornali hanno perso molte copie, i giornali tradizionali. Io parlo per quanto riguarda i giornali cartacei, dove io lavoro da tanto tempo oramai, non ho esperienza di media televisivi, però sicuramente, se, come ben sapete, la crisi colpisce anche la televisione allo stesso modo. Comunque nei giornali la crisi si sente perché la gente, i giovani, non compra i giornali, non li compra più, cioè c'è proprio stato un crollo delle vendite. La gente si informa gratis su internet. Ci sono dei tentativi di mettere a pagamento le notizie su internet, ma tendenzialmente la gente riesce a trovare le notizie gratuitamente e si accontenta di quello. Tanto che sulla carta è stato tentato l'esperimento di dare notizie gratuite, anche su carta, c'è la Free Press, per esempio, che sta facendo concorrenza ai giornali a pagamento. Tutto questo ha messo in crisi ancora di più gli editori di giornali cartacei, che prima funzionavano grazie alle vendite e adesso devono puntare molto di più sulla pubblicità. Ma gli introiti pubblicitari in tempi di crisi, di recessione come questi, come ben sapete, sono ancora molto, cioè, insomma, sono scesi moltissimo. Scusate, ma mi interrompo un attimo perché leggo delle domande. Non riesco a leggere e parlare nello stesso tempo, non sono così multitasking, datemi un attimo di tempo. Faccio una piccola introduzione, parlo da sola e poi dopo vi leggo le domande e vi rispondo, ok? Dicevamo, quindi la crisi è sia di vendite che di inserzioni pubblicitarie, quindi di introiti pubblicitari. Di fatto i giornali hanno un calo di raccolta pubblicitaria tale che fa preoccupare gli editori che nel giro di poco tempo saranno in perdita questi giornali e dovranno licenziare, così come di fatto sta succedendo negli Stati Uniti. I dati negli Stati Uniti sono atroci. Vi leggo The Nation che ha appena pubblicato i dati di licenziamenti di giornalisti. Su 60.000 giornalisti della carta stampata che erano occupati circa insomma, fino adesso, fino al 2008, almeno 10.000 hanno perso il loro lavoro e solo l'anno scorso la circolazione dei giornali è scesa del 10%, mentre ci sono giornali, addirittura città intere che hanno giornali famosi e molto popolari che stanno chiudendo proprio le edizioni cartacee e hanno deciso di puntare solo su internet e quindi di avere solo l'edizione online. Questo ovviamente cambia tantissimo le prospettive per noi dalla nostra parte, nella nostra categoria, noi giornalisti ci chiediamo se abbiamo ancora un ruolo, una funzione di fronte all'esplodere di informazione online che è fatta da persone non giornaliste, che
che si ritengono però allo stesso livello nostro. Voi sapete che in Italia, per esempio, c'è l'ordine dei giornalisti, cioè la nostra professione, per accedere alla nostra professione dobbiamo fare un esame di Stato e entrare nell'ordine dei giornalisti. In moltissimi altri paesi non è così. Il giornalista è chi lo fa, chi si guadagna la sua credibilità e riesce a pubblicare le storie su giornali considerati autorevoli. Quindi l'autorevolezza del giornale fa il giornalista e chiunque può scrivere e essere assunto in un giornale o fare il freelance in un giornale a patto che scriva storie che sono fatte in maniera giornalistica, seguendo certe regole giornalistiche. Facendo un passo indietro, in Italia, in America le situazioni sono molto diverse. Da noi ci sono giornali che ancora non hanno licenziato, ma come ben sapete il contratto dei giornalisti in Italia è stato rinnovato con grandissima fatica dopo anni di contrattazione. I giornalisti, moltissimi saranno cassa integrati o prepensionati, se si prevede questo, e quindi la categoria è molto in crisi, ma non ha ancora, diciamo, subito i licenziamenti, la dura realtà che c'è in America, ma come al solito siamo sempre un po' più in ritardo, però la tendenza è quella, il timore è di finire come negli Stati Uniti. Per cui guardiamo sempre agli Stati Uniti come un posto dove ispirarci per il futuro e stiamo seguendo attentamente il dibattito che c'è in corso là. E il dibattito che c'è in corso è questo, cioè proprio ieri sono uscite due cose nuove. Da una parte, è stata pubblicata una storia per la prima volta sul New York Times finanziata dai lettori. C'è una giornalista freelance che ha proposto un articolo sui rifiuti, un vortice di rifiuti grande due volte la Francia che si ritrova in mezzo al Pacifico. Aveva questa storia, l'ha proposta al New York Times, e il New York Times le ha detto: ok, te la pubblichiamo se vai a scoprirla, fai un reportage, vuoi raccontarcela, però non ti finanziamo. Te lo devi finanziare da sola il viaggio. E allora lei è andata su un sito che raccoglie i finanziamenti attraverso i lettori, che si chiama spot.us, e questo sito, un po' come ProPublica.org, che è una specie di fondazione che punta molto sulla raccolta dei fondi attraverso i lettori, ha lanciato l'idea, ha chiesto ai lettori se erano interessati alla storia e di fare un finanziamento, una donazione. È riuscita a raccogliere oltre 7.000 dollari, si è finanziata il viaggio e ha pubblicato la storia sul New York Times. Questo è un inizio, cioè un esempio di possibile soluzione per il problema crisi economica per poter finanziare il giornalismo di qualità negli Stati Uniti, il reportage. L'altro filone è quello proposto invece dal giornalista di The Nation, John Nichols, che dice che non è possibile finanziare le cose solo da parte dei lettori, perché allora sono i lettori a decidere qual è l'agenda delle notizie interessanti da leggere e quale no, si rischia che si finanzino solo alcune cose e non tutti gli argomenti sociali, perché magari molti argomenti non interessano a tutti i lettori, per cui si fa fatica a coprire tutto quel vasto ventaglio di notizie che potrebbe invece interessare magari a delle nicchie di lettori, ma che è importante coprire lo stesso. E lui propone invece il finanziamento governativo. Voi sapete che Obama è intervenuto a favore dei giornali tradizionali, dicendo che lui, nonostante sia stato finanziato peraltro da Facebook, dai blogger, da tutta la blogosfera, da tutti gli internettiani nella sua campagna elettorale, però è vero che alla fine ha deciso di schierarsi dalla parte dei giornali tradizionali, dicendo: non c'è affidabilità, attendibilità nella blogosfera, non basta quello, serve il giornalismo fatto da giornalisti professionisti, da persone dedicate che fanno questo di professione, con dietro degli editori che garantiscono la qualità delle informazioni e l'attendibilità delle informazioni. Quindi c'è una specie di alleanza tra il governo Obama e i grandi giornali americani perché ci sia un salvataggio governativo dei giornali. La stessa cosa sta avvenendo in Francia. Anche in Francia i francesi, il governo francese, Sarkozy, ha fatto un piano di salvataggio per i giornali nazionali francesi, ed è quindi uno schema che potrebbe anche venire proposto nel nostro paese. Voi sapete che da noi in Italia in realtà i giornali sono finanziati in parte dal governo, ci sono i finanziamenti governativi, però è un mix, no? C'è una parte di finanziamenti governativi e una parte invece è libero mercato, quindi sono gli editori privati.
negli Stati Uniti comunque una cosa è certa, che tutti i giornalisti sensibili a questo problema stanno dicendo che il libero mercato sta uccidendo il giornalismo di qualità, e che per salvarlo ci vogliono o i lettori su internet che aiutino a finanziare e facciano le donazioni, quindi giornalisti che bypassino l'intermediazione dell'editore e vadano direttamente di fronte ai loro lettori su internet a chiedere i finanziamenti, a dire: vi interessa che io continui a scrivere per voi, finanziatemi, pagatemi. E chiedono addirittura, non so, The Nation, lo stesso, che è un giornale comunque che è in edicola ma è in difficoltà economiche, mette sul suo sito internet un bottoncino che si chiama Donate. Dona per questo articolo, dona per questo giornale. Se ti interessa, se ci tieni che il giornale resista, dona. È la cosa, in fondo in Italia abbiamo il manifesto che fa questa cosa da tantissimo tempo. Il manifesto è fatto di sottoscrizioni dei suoi abbonati, quindi è un esempio che c'è sempre stato. In realtà, comunque, è in grossi. Esatto, il manifesto. Beh, vedo Virna che scrive: il manifesto chiede soldi da decenni. Vedo che siamo sulla stessa linea, infatti. Il manifesto chiede soldi da decenni. Ha funzionato fino a un certo punto, però quando poi i costi della carta e il fatto che comunque sia i giornalisti costano tanto per poter coprire tutte le informazioni, e le vendite sono sempre scarse, perché il manifesto non ha tantissime vendite, è un giornale molto di nicchia, è ovvio che a un certo punto non ce la fanno, non basta più. Non basta più, per cui le donazioni, magari il manifesto dovrebbe decidersi, se posso dire, a fare un sito internet decente. Non so se l'avete visto, il sito internet del manifesto non è interattivo, non è in tempo reale, per cui non offre, non si è innovato, è rimasto vecchio stampo, un giornale molto vecchio, giusto? Per cui un giornale che potrebbe migliorare molto. Se lo facesse, avrebbe speranza. Io credo che se il manifesto facesse quella campagna di abbonamenti di sottoscrizioni solo su internet, abbandonando la carta, potrebbe farcela, perché avrebbe quella, sì, è vero, una scelta di campo politico, cioè un giornale di nicchia, un giornale politico, però quello che voglio dire è una nicchia che su internet potrebbe avere dei costi molto ridotti e quindi potrebbe pagarsi i giornalisti. Mentre invece attualmente non riesce a coprire i costi di distribuzione di carte, cioè i costi di produzione sono troppo alti, quindi basta, non si può più pensare a puntare su costi di produzione così alti per una comunicazione che oramai è elettronica. Quando un tempo il New York Times aveva la frase "All the news that's fit to print", cioè le news in realtà, scusate la pronuncia italianizzata, ma ho paura che si senta male. Comunque, insomma, il problema è che adesso le news sono fit e non necessariamente to print, ci sono già su internet, e quindi l'importante è arrivare in tempo con le notizie, essere credibili e autorevoli, quindi notizie che siano certe e trasparenti di fonti, attendibili, e guadagnarsi la credibilità con i lettori sul campo, però soprattutto esserci e essere i più divulgati possibile, cioè poter essere su internet significa che tutti ti possono vedere. Io collaboro al Guardian, e The Guardian è un giornale che ha fatto una scelta di campo molto forte su internet, per cui aggiorna su internet in tempo reale le notizie senza aspettare che escano su carta. Questo modo di lavorare del Guardian gli ha guadagnato un pubblico su internet. Non sentite più? Ah, qualcuno sente. Mi spiace per Andrea che non sente più, ditemi cosa devo fare, interrompetemi. Comunque, dicevo, il Guardian si è inventato un sistema, è stato per primo un giornale che si è guadagnato lettori dagli Stati Uniti oltreoceano, addirittura più che in Europa, per cui è un giornale inglese che ha lettori americani. È una cosa che quando era solo su carta non succedeva, perché su carta non tutti riuscivano, non nessuno andava in edicola a comprarsi il Guardian a New York. Invece su internet lo trovano tranquillamente, sono lettori appassionati su internet che vanno, commentano nei blog, interagiscono a qualsiasi ora, in orari diversi, in differita, però vanno e si aggiornano sulle notizie magari più europee, perché il Guardian comunque è un giornale europeo. Vedo messaggi, si sente, non si sente, si sente, vedo bene, non si sente. Questi messaggi mi fermo un attimo, si sente o no? I giornali tradizionali dovrebbero cambiare modello di business. Io rispondo a Melica, Massimo Melica. Ciao Massimo. Ok, mi dicono di sì, si sente, quindi riprendiamo a parlare.
Allora, adesso io vorrei parlare ancora un pochino del modello di business dei giornali, quindi del problema degli editori, perché dividiamo i problemi. Da una parte stiamo parlando di giornali che hanno degli editori, quindi non di singole persone che hanno un blog e scrivono un giornale, come può essere il Drudge Report o Dago Spia o Beppe Grillo, ma voglio dire, stiamo parlando di giornali che hanno un marchio con tanti giornalisti che ci lavorano e devono guadagnarsi da vivere, come me. Dentro il giornale e quindi riuscire a essere in pari almeno in bilancio. Non dico di guadagnare tanti soldi, ma i giornali magari non sono mai stati fonte di grandi guadagni, però almeno andare a essere in pareggio, pagare gli stipendi, pagare abbastanza da poter proseguire nel lavoro giornalistico con serenità. In questo momento questo non sta succedendo. Allora, quindi da una parte ci sono gli editori che hanno il problema di capire qual è il giusto modello di business nell'era di internet per proseguire questa attività. Allora, il giusto modello di business, nessuno ha le chiavi in mano per sapere quale sia. Rupert Murdoch, che è l'editore australiano, che voi sapete chi è, insomma, di news.com, quindi è l'editore di Sky, però anche di tantissimi altri giornali quotidiani, anche Wall Street Journal recentemente l'ha comprato, quindi insomma è un grandissimo editore, però anche molto vecchio. Ciò nonostante è sempre stato molto innovativo e molto noto per essere comunque avanti rispetto agli altri. Ecco, Rupert Murdoch recentemente ha fatto una polemica pazzesca contro, una battaglia pazzesca contro Google News, contro gli aggregatori di notizie, dicendo che Google News ci ruba le notizie e le pubblica gratis, mentre noi vorremmo in qualche modo guadagnarci. Non è giusto che viva sulle nostre notizie, senza rendersi conto che però, o senza comunque accettare il fatto che Google News è vero che linka le notizie, ma le linka, gli aggregatori funzionano come link, in realtà poi diffonde, porta al giornale stesso. Cioè noi della stampa abbiamo tantissimi lettori che arrivano proprio attraverso Google News, ci trovano l'articolo linkato, trovano che il titolo sia interessante, lo cliccano e vengono sul nostro sito, quindi poi è un lettore nostro. Siccome, come voi sapete, gli inserzionisti pubblicitari pagano in base al numero di click che un giornale online ha, più la gente clicca le notizie sui siti dei giornali e più si raccoglie la pubblicità, così come è una specie di auditel, no? La nostra audience online è misurata in questi termini. Tra l'altro, apro un'altra parentesi, molto facile che adesso nel modo in cui si è sviluppato internet continua a cambiare, sta diventando sempre più video, le misurazioni statistiche dei siti internet, dei giornali siano anche sbagliate, perché misurare i siti internet in base in termini di click e non in termini di tempo trascorso sul sito potrebbe essere sbagliato. Però finché la Nielsen o chi dà le statistiche agli inserzionisti pubblicitari funziona in questo modo, è così che si fanno i conti, gli editori devono fare i conti con questo. Vi dico solo, faccio solo un esempio. Noi con una photogallery qualsiasi battiamo di gran lunga qualsiasi articolo o qualsiasi video che pubblichiamo, anche se gli articoli e i video costano molto più sforzo e molta più fatica di una photogallery fatta con 5 foto d'agenzia. Però le 5 foto d'agenzia sono 5 click sicuri. Un articolo lunghissimo, non so, l'editoriale di Barbara Spinelli, piuttosto che un video molto bello girato, fatto girare e pagato tanti soldi perché devi mandare il cameraman, devi mandare il giornalista, devi fare l'intervista, eccetera, valgono soltanto un click. Già questa cosa qui, vi rendete conto che rende molto dispendiose, molto meno, non vale la pena, insomma, fare cose di qualità per avere così pochi introiti, poi, cioè in cambio così poco. Quindi c'è molto dibattito su che cosa, qual è il modello di business, ma quali sono anche gli strumenti giusti per far funzionare il modello di business. Gli editori quindi si stanno dibattendo su che cosa fare. C'è chi vuole i micropagamenti, vedo la domanda sui micropagamenti, vi rispondo subito. Noi stiamo valutando se mettere a pagamento, visto che Murdoch diceva bisogna far pagare le notizie online, non si può più mandare tutto. Notizie gratis, vedo che l'immagine si è fermata. Pensavamo di fare per esempio il mettere il buongiorno di Massimo Gramellini a pagamento sul sito. Avevamo preparato tutto per farlo. Quando è stato il momento di metterlo a pagamento, perché volevamo fare questo esperimento, volevamo metterlo a pagamento a 10 centesimi al giorno. Giustamente Massimo Gramellini si è rifiutato perché ha detto: ma scusate, se mi mettete a pagamento nessuno più mi leggerà. Cioè, era preoccupato e si è rifiutato proprio il giorno prima che Murdoch dicesse
che aveva fatto dietro fronte, aveva cambiato idea e non intendeva più puntare alle news sul pagamento. Murdoch ha fatto un avanti e indietro mille volte dicendo paghiamo, non paghiamo, paghiamo, non paghiamo, alla fine ha deciso di aspettare perché i tempi non sono pronti. Tutti aspettano che sia lui a fare la prima mossa perché tutti hanno paura che chi fa la prima mossa e mette le notizie a pagamento perderà tantissimi lettori. Il buongiorno di Gramellini vale 500.000 pagine viste al giorno. Ok? 500.000 pagine viste, insomma, sono secondo me se fossero a pagamento se non le avremmo. Aiuto, si è spento tutto. Quindi dobbiamo decidere, mettiamo a pagamento e riduciamo drasticamente i lettori del buongiorno, oppure siamo sicuri che mettendolo a pagamento, il problema vero è questo, secondo me, riduciamo i lettori, i veri fan, creiamo il club del buongiorno di Gramellini. Poi, certo che sono tantissimi lettori, sono tantissimi. No, non son, scusate, 500.000 pagine viste non sono necessariamente 500.000 lettori. Le pagine viste sono diverse dagli unique visitors, come sapete. Le pagine viste vuol dire che uno va sul buongiorno, lo legge e poi magari scrive un commento, poi qualcun altro scrive un commento. Anche i commenti sono pagine viste. Cioè l'interattività che c'è dietro, ok? L'interattività che c'è dietro a un articolo è molto importante, dà tante pagine viste in più, che porta pubblicità, ovviamente. Perché Radio Maria sopravvive e si diffonde nel mondo senza pubblicità? Paghi il Vaticano. Vabbè, vi rispondete fra di voi. Proseguo. Quindi mettere a pagamento e fare un club di persone paganti non garantisce che quel buongiorno non si trovi gratis da altre parti. Un articolo di 20 righe è facilmente copiabile e qualcuno potrebbe aprire un sito con il buongiorno di Gramellini, metterlo gratis a disposizione di tutti perché internet rende possibile questo, nessuno glielo impedisce, mettendo il link alla stampa e lo faranno. Se ci sarà un problema di violazione di copyright, qualcun altro troverà il modo per bypassarlo, magari metteranno il server in Cina. Cioè, di sistemi per mettere gratis le notizie su internet ce ne sono miliardi, quindi è una battaglia persa. Per cui gli editori ci stanno pensando perché si rendono conto che la cosa è molto complicata, che forse far pagare su internet le notizie nude e crude non ha più senso, perché le notizie sono ormai un bene di dominio pubblico. La gente è abituata a trovarsele gratis, non può improvvisamente da un giorno all'altro metterle a pagamento. E invece bisogna trovare qualcosa da mettere a pagamento, magari a valore aggiunto, creare dei club, creare delle community dove dai delle informazioni in anticipo. Se il buongiorno di Gramellini, prendiamolo sempre come un esempio, visto che io lavoro alla stampa e sono qui a rappresentare il mio giornale, ma se il buongiorno di Gramellini venisse per esempio anticipato la sera prima per i pochi fortunati che vogliono appartenere al club, magari uno a leggerlo il giorno prima che sia ancora stato pubblicato in edicola potrebbe avere un senso. Oppure averlo sul telefonino in tempo reale, averlo come newsletter, insomma, ci sono vari accorgimenti, varie cose che sono allo studio, che gli editori stanno studiando per trovare un sistema per far pagare le notizie. L'altra soluzione potrebbe essere invece quella della raccolta pubblicitaria e dell'avere tantissime, tantissime pagine viste, tantissimi lettori, aumentare tantissimo l'audience e sperare nel ritorno della pubblicità. Ma la terza via, quella che invece pensano negli Stati Uniti, è che in realtà gli editori privati oramai sono finiti, cioè gli editori di giornali e basta, che vogliono pensare di fare soldi con i giornali non hanno senso, e che quindi in realtà l'unico modo per finanziare le notizie in modo serio sia quello di farlo se non a scopo di lucro, quindi o con fondazioni non a scopo di lucro che raccolgono i fondi, con sponsor che credono nel giornalismo, vogliono l'informazione online gratuita e fatta bene, di qualità per il pubblico, quindi ci sono mettere i grandi sponsor in evidenza in questo modo qui, oppure con i lettori che finanziano, oppure con il governo che finanzia perché è un'opera sociale, quella di garantire la democrazia. Voi sapete che gli Stati Uniti quando sono stati i padri fondatori degli Stati Uniti, quando hanno fondato gli Stati Uniti, la prima cosa che hanno fatto è garantire il quarto stato, cioè la possibilità di avere giornali dove la gente fosse informata, perché l'informazione era un diritto e un pilastro della democrazia, e per assicurare il pilastro della democrazia il governo è intervenuto. Poi c'è stata questa mania di allontanare il governo da tutto, perché la government intervention è stata considerata una cosa assolutamente non
insomma, il male in assoluto per gli americani è sempre visto come un'invasione della privacy, della propria vita personale, però in effetti i momenti di crisi poi la riscoprono sempre gli americani, l'hanno riscoperta con Roosevelt, l'hanno, no, con New Deal, e lo stanno riscoprendo adesso con Obama. Vedo tantissimi spunti scritto. È vero, tenete conto che la stampa cartacea è un giornale letto dai vecchi, cioè il lettore medio della stampa cartacea ha 60 anni. 60. Questo significa, da una parte, che siamo un paese di vecchi, e quindi meno male, perché almeno i giornali hanno ancora dei lettori. Dall'altra parte è drammatico, perché significa che non abbiamo non abbiamo utenti giovani, non abbiamo lettori giovani, e questo crea una specie di circolo vizioso, un gatto che si morde la coda, perché scriviamo per i nostri lettori, non è che scriviamo storie per gente che non ci legge, e quindi noi scriviamo per i vecchi, e quindi pensiamo a storie per i vecchi, mai scriveremo storie di cose che i vecchi non capiscono. Mi spiace usare questo termine, i vecchi, insomma, comunque le persone anziane, le persone di una certa età, mature, dalla mia età in su. Queste persone tendenzialmente non sono su internet, subiscono il digital divide, non capirebbero mai una video chat come questa, a distanza, hanno delle abitudini, sono legate alle abitudini e alle tradizioni, e su queste per noi sono un patrimonio, per cui noi puntiamo su loro, però il problema è che non guadagniamo mai nuovi lettori, i nostri lettori continuano a invecchiare e i nuovi lettori sono sempre meno affezionati a noi, i figli dei loro, cioè i loro genitori ci leggono, ma i figli non ci leggono, leggono le notizie su Facebook, su Twitter, su iPhone o su telefonino, oppure si guardano il televideo, guardano la televisione digitale, ascoltano la radio, cioè hanno altri modi per informarsi. Guadagnarsi, vedo che tutto fermo, ok. Che vogliono guadagnarsi dei nuovi lettori giovani, puntano su questi mezzi, cioè stiamo puntando sul social networks, la stampa è su Facebook, ovviamente non siamo i soli, io parlo del mio giornale, ma voi sapete benissimo che lo sono anche gli altri giornali, per carità, però ci terrei a farvi, persino la stampa, che è un giornale per vecchi, sta comunque sul sito internet, sta puntando moltissimo sui nuovi media, perché per cercare di accaparrarsi lettori nuovi che in realtà su carta non ha, per cui i lettori di internet della stampa sono completamente diversi dai lettori cartacei. Sono proprio due mondi diversi, sia su Facebook, sia su Twitter, sia su ebook. Abbiamo anche fatto questo esperimento, siamo il primo giornale a essere su ebook, a puntare su un sistema a pagamento quindi per abbonamento, però su un mezzo nuovo che è una piattaforma nuova che è il lettore di libri elettronico. Mi interrompo perché vedo Tandu che dice ok, vi sto leggendo, va bene, io finisco ancora un attimo il discorso che volevo fare io, poi vi rispondo. Per fortuna si registra tutta questa chat, per cui dopo riesco a tornare indietro sulle vostre domande. Allora, dicevo, da una parte c'è il problema del modello di business da parte degli editori, dall'altra parte c'è il problema dei giornalisti. I giornalisti, allora, i giornalisti, cioè che cosa cambia? Nell'era di internet, nell'era digitale, cambia il modo di fare giornalismo? Le regole sono le stesse o cambiano? Alla scuola di giornalismo della Columbia University stanno insegnando a fare giornalismo digitale, ma le regole, vi assicuro, sono le stesse. Cioè cambia il fatto che bisogna imparare a conoscere i nuovi strumenti, bisogna imparare a saperli usare, bisogna essere multimediali, quindi sapere usare, fare giornalismo sia video che audio che testuale, ma bisogna anche, bisogna interagire con i lettori, ma le regole alla fine sono le stesse. Le regole sono le stesse, la qualità, ecco, vedo per Virna che dice la qualità delle fonti, cioè la trasparenza delle fonti, ma soprattutto vi leggo le regole che aveva scritto il mio professore dell'Università della Columbia University, Melvin Mencher, nel suo libro Writing and Reporting, ed è sono una decina di regole molto semplici. La prima regola: farsi tante domande per capire la storia che si vuole raccontare, indipendentemente dal mezzo che si usa.
occuparsi di cose che stanno a cuore, altrimenti l'indifferenza si rifletterà nel lavoro. Show, don't tell. Non dire le cose, ma mostrarle. I fatti separati dalle opinioni, cercare di mantenere un punto di vista il più obiettivo possibile per permettere ai lettori di formarsi da loro. 5. Dare sempre l'opportunità alla controparte di rispondere. Per esempio, quando si parla di scandali o quando si fanno inchieste dove viene infangato qualcuno, cioè non è possibile farlo senza chiedere alla controparte di rispondere. Sesta regola, quotes up high, far parlare gli interlocutori. Parlare, 7, controllare almeno 2 volte i fatti, i dati, i nomi. 8, usare un linguaggio accessibile a tutti, ma essere precisi, soppesare ogni parola. 9, go with what you've got, quando il tempo stringe, smettere di cercare di fare il meglio con quello che si ha. 10, non affezionarsi alle parole ed essere pronti a tagliare. Ovviamente la prima regola però è l'alfabetismo digitale, cioè bisogna aggiornarsi professionalmente e questo è il vero problema nostro. Cioè non è plausibile che un giornalista del nuovo millennio non sappia destreggiarsi con la costruzione di siti internet, con l'uso di gadget tecnologici, software di ogni tipo. È una questione di convergenza. Un tempo si diceva la stampa bellezza, adesso si può dire è la convergenza bellezza. Però è anche vero che il mezzo più prezioso resta il cervello e le persone più accreditate, voi sapete chi sono, poi alla fine c'è un passaparola pazzesco, cioè così come su Wikipedia le stupidaggini vengono subito corrette, se un giornalista si rovina la nomea in base a quello che scrive, quello che dice, perché viene subito contraddetto se scrive sciocchezze. Quindi in realtà internet è uno strumento utilissimo per migliorare il proprio mestiere se si ascoltano i lettori, perché c'è sempre un lettore più competente del giornalista che scrive di quella materia, secondo me. Per cui è utilissimo se tu scrivi di qualcosa su internet avere i commenti abilitati sotto il tuo articolo, perché qualcuno arriverà a precisare, a migliorare, a correggerti, a dirti che hai scritto una scemenza. E se sei umile abbastanza, e bisogna essere umili, perché il giornalista è un po' un servizio pubblico fare il giornalista, quindi bisogna essere disposti a mettersi in discussione. La prima donna non ha più senso. Non è il problema non è, non siamo noi i protagonisti delle storie. I giornalisti sono come dire, il veicolo che fa sapere, fa divulgare la storia. Questo dovrebbe essere. Sì, grazie John, che ti piace questa cosa, bisogna dare la parola al lettore, sì. Poi ci sono un sacco di lettori che dicono anche un sacco di stupidaggini, io ve lo posso dire perché leggo tantissimi messaggi che arrivano sui blog e sui forum del nostro sito e si perde un gran tempo a cercare di correggere, se non altro a filtrare gli insulti o le stupidaggini che vengono dette, cioè purtroppo poi richiede una gran perdita di tempo e tantissima energia a filtrare, filtrare, filtrare. Purtroppo noi dobbiamo filtrare perché siamo un giornale di una testata registrata e ci sono delle leggi che ci considerano responsabili per la diffamazione e le offese che vengono pubblicate anche nei commenti dei lettori. Io apprezzo tantissimo i commenti dei lettori quando mi migliorano, ma quando sono insulti gratuiti, se sono insulti a me, magari non me ne frega niente di pubblico, ma se sono insulti gratuiti al mio editore, al mio direttore, al premier, cioè non posso pubblicarli, perché se li pubblico sono responsabile io, lo sapete anche voi perché i blogger hanno lo stesso problema oggigiorno in Italia, visto che sono trattati alla stregua dei giornalisti. Quindi, insomma, il problema della comunicazione è eccessiva, l'eccesso di informazione e l'eccesso di comunicazione ci fa perdere tantissimo tempo. Quindi moltissimi colleghi non amano avere i commenti sotto i loro articoli perché perderebbero tantissimo tempo a dover leggere uno per uno, filtrarli e scegliere quali pubblicare e quali no. Però, per dire sotto il buongiorno di Gramellini, per poter avere tutti quei commenti, noi abbiamo una persona dedicata che legge tutti i commenti e glieli pubblica. E meno male, perché ce ne sono tantissimi, e il giornalista più di successo del nostro giornale si merita di avere una persona dedicata, un redattore che si occupi di questo. Certo che se tutti ci occupassimo del nostro articolo e basta, potremmo farcela. Il problema è che non è così. Nei giornali l'organizzazione dei giornali deve cambiare moltissimo e non è stata ancora cambiata. Cioè nell'era di internet i giornali sono ancora organizzati alla vecchia maniera. E questo è come dire, è il grosso problema nostro, cioè dobbiamo avere il coraggio di fare
fare una rivoluzione all'interno dei giornali in maniera tale che l'organizzazione del giornale cambi, ognuno sia responsabile per quello che fa, che scrive e per i commenti che riceve da parte dei lettori e se li pubblichi. Se ognuno facesse quello anziché delegare agli altri, forse riusciremmo a lavorare meglio. Se ognuno imparasse a farsi i video, a farsi le foto per il proprio articolo, la propria inchiesta, sarebbe ovviamente un grandissimo risparmio. Invece abbiamo ancora i ruoli ancora in compartimenti stagni, per cui abbiamo da una parte i servizi fotografici, dall'altra parte l'articolo, il giornalista che scrive l'articolo, l'archivio separato. Sono tanti ruoli che oramai non ci si può più permettere, però anche è anche vero che ognuno sa fare il suo mestiere, c'è cioè chi sa scrivere bene e non sa fare le foto bene, per cui sarebbe bello riuscire a integrare. Bisogna trovare la giusta metà, insomma. State scrivendo adesso tantissime cose, a questo punto altre due o tre cose vi dico, e poi lascio rispondere alle vostre domande. Quindi cross-medialità, giusto? Cioè dobbiamo essere su più piattaforme, i giornali devono essere su più piattaforme, multimediali e interattivi. Velocità e tempestività delle notizie, cioè è cruciale su internet uscire in tempo. Fare un blog, un commento in ritardo, hai perso il treno, non ti legge nessuno, non hai successo, non funziona. Cioè non puoi arrivare dopo, tardi. A me è capitato, ero malata un giorno, è successa una notizia interessante, volevo farla commentare nel mio blog. Sono arrivata in ritardo, oramai la gente l'aveva già commentata altrove, non gliene è fregato niente, per cui si vede proprio l'andamento, il successo di quello che stai facendo, lo si misura anche in base a quanta gente ti clicca e ti commenta, in tempo reale. Se non arrivi in tempo sei tagliato fuori, hai sbagliato i tempi e il tempismo è tutto su internet. Giornalista, non ci prende, a fare giornalista oggi ci arrivi solo se sei servo del potere. Ecco, queste frasi sono molto interessanti, ma se volete farmi domande, ognuno la pensi come vuole. Avete domande da farmi? Perché i sensazionisti? No, la pubblicità su internet funziona. Allora, io vi dico, i siti internet dei giornali stanno crescendo tantissimo e con loro anche la pubblicità, però è una piccola parte ancora rispetto a quello che era la pubblicità su carta. C'è un problema di salita della pubblicità, su internet, lieve, cioè un 5%. Se voi guardate i dati Nielsen, la pubblicità su internet quest'anno rispetto all'anno scorso è aumentata del 5%, però la pubblicità su carta è scesa del 23%, quindi non ci siamo, stiamo perdendo, non siamo in pareggio. Bisogna chiedere agli inserzionisti di spostarsi pesantemente su internet, però su internet la fanno pagare ancora molto poco, perché i siti internet sono gratuiti e perché di fatto il modello del giornale è ancora tutto basato su carta, quindi promuovono il sito internet. Quando si sposteranno è possibile che funzioni e succeda, non è detta ancora l'ultima parola. Poi, perché non obbligate gli inserzionisti a fare pubblicità solo online? E dobbiamo chiederlo agli editori, io non sono un editore, sono una giornalista. Il calo dei giornali in Italia può essere attribuito anche a una forte connotazione politica. Allora, il calo dei giornali è mondiale, non è solo in Italia, ci terrei a dirlo, okay? È fondamentale che sia chiaro questo. Poi in Italia si aggiunge il fatto che c'è una situazione, italiana sua propria, per cui è vero che i giornali sono di editori schierati, per cui non sono editori liberi. E quindi i lettori considerano i giornali di parte, perché sono giornali non indipendenti, ma sono giornali, cioè, solo dire che tutta la Mondadori di Berlusconi, è ovvio, no? Che non hanno più la credibilità, la famosa parola credibilità, che è la prima cosa che interessa dei giornalisti. È difficile essere credibili se scrivi su un giornale che è del Premier. Quindi questo è un grosso problema che sputtana tantissimi giornalisti che magari sono in buona fede perché erano assunti in quel giornale. Io vi dico, io ho lavorato a Panorama per tanti anni, ero assunta a Panorama quando ancora la Mondadori era di De Benedetti, poi è passata a Berlusconi, ma tra De Benedetti e Berlusconi non so, francamente il passaggio è stato tale per cui alla fine me ne sono andata perché comunque se ti sentivi che scrivevi per un giornale schierato e non ti sentivi libero.
Alla stampa, francamente, nonostante sia un giornale di un editore che comunque ha una grandissima azienda, che non è sicuramente neutro, però ci ha dato e ci ha garantito fino adesso una relativa libertà e indipendenza di giudizio e di espressione. Cioè, io non sono mai stata censurata da quando sono qua, mentre invece alla Mondadori sì, è ovvio. Altre domande? L'editore è un semplice imprenditore, deve avere qualche qualifica particolare? Voi fate domande sugli editori, preferirei che facesse domande sui giornalisti, sui giornali, perché gli editori, francamente, non sono di mia competenza. Ecco, i quottidiani come The Huffington Post funzionano con i social network. The Huffington Post è un quotidiano solo online, di fatto è un blog, cioè è nato come blog giornalistico ed ha quindi un modello di business molto ridotto, perché non ha tutte quelle spese che hanno i giornali come il New York Times o Washington Post o l'LA Times. Io abbraccerei molto volentieri il modello Huffington Post, però prima devono licenziare 250 giornalisti e la stampa, questo è il problema, cioè la stampa c'ha 250 giornalisti, il Huffington Post se ne ha 10 e tanto, quindi questo è il problema. E con che coraggio si licenziano tutti quei giornalisti? Forse l'editore cerca di fare funzionare un giornale con i suoi giornalisti che ha. Non è che noi non siamo in America e i licenziamenti non si fanno in Italia, insomma, l'idea sarebbe di cercare di funzionare come dire, traghettarci senza perdere tutta questa gente per strada, ma sicuramente un po' di gente per strada si perderà. 25 giornali, la figura di pubblicista sì, la figura del pubblicista è presa in considerazione dai giornali, in maniera per adesso purtroppo ancora pessima, nel senso che i giornali italiani utilizzano i freelance pagandoli pochissimo, tranne quelli famosi, le grandi firme, mentre all'estero i freelance sono pagati molto bene. All'estero parlo degli Stati Uniti, che è l'unico posto che conosco bene, ma insomma in generale nei paesi anglosassoni dove conosco il giornalismo usa i freelance, tendenzialmente sono pagati in maniera decente. Qui la tendenza è la prima persona che viene tagliata è il freelance, tranne le grandi firme, ovviamente gli editorialisti, quelli sono un'altra categoria. Io penso che resistere a questo cambiamento sia una strada perdente. Non stiamo cercando di resistere, stiamo cercando di trovare una soluzione. Voi non avete idea di quanto gli editori si stiano incontrando tra tutti per decidere cosa fare e quanto i giornalisti si stiano rimboccando le maniche, guardandosi intorno per cercare di capire come uscirne. È vero che c'è una miopia, ma non è soltanto nei giornali, nelle aziende italiane la miopia è di vedere tutto a breve termine, per cui ognuno guarda il proprio obiettivo, no? Cioè il giornalista che sta per andare in pensione fra 2 anni se ne frega francamente del futuro dei giornali, dice ancora 2 anni i giornali resistono, arrivo alla pensione, me ne vado e chi se ne frega. Questo è un po' l'andamento nei giornali. I giovani invece ci tengono molto al loro futuro perché rischiano di non averne neanche la pensione. Quindi è ovvio che i giovani che lavorano nei giornali sono quelli che più puntano a traghettare il giornale verso il futuro, verso il giornalismo online, verso il giornalismo su iPhone. Adesso stiamo facendo delle applicazioni per fare il giornale online su iPhone e vorremmo fare in modo che fosse un giornale, insomma, con un giornale consultabile facilmente e fatto anche magari non soltanto con l'edizione cartacea, ma con l'edizione online. Anche io non guardo più i telegiornali, mi guardo solo per lavoro, ma mi rendo conto che anche la televisione sta subendo la stessa crisi che subiscono i giornali, cioè c'è la concorrenza digitale, la concorrenza della pay TV, la concorrenza del satellite, di Sky e del digitale terrestre è tale per cui i canali classici oramai non hanno più l'audience di una volta e sono in perdita. Ma infatti il mondo obsoleto, vedo Enrico Giubertoni che mi chiede perché far resistere questo mondo obsoleto. C'è chi dice che i giornali sono finiti, cioè ve lo dico chiaramente, cioè i giornali
così come sono stati fatti fino adesso, sono finiti. Abbattere gli alberi per fare giornali non ha più senso, bisogna inventarsi, però il giornalismo non è finito, il giornalismo è più vivo che mai perché il bisogno di informazione credibile e di informazione filtrata, mediata e interpretata, perché c'è talmente tanta informazione, siamo così oberati di informazione che alla fine uno è confuso se va su internet a cercare su Google News le notizie e basta. Avere un proprio giornale di fiducia a cui rivolgersi, che può essere l'Huffington Post come il blog di Beppe Grillo piuttosto che Dago Spia, per carità, però uno si sceglie, ha un'identità, si sceglie di appartenere a un club dove vuole trovare le notizie e dove condividere le notizie e si informa lì. Però quel posto deve poter sopravvivere con un modello di business che adesso non c'è, francamente non c'è. Sì, i blog oramai sicuramente sono in concorrenza con i giornali tradizionali e delle volte li anticipano o li integrano benissimo. E i giornali tradizionali hanno capito questa cosa e integrano i blog nei loro giornali. Se voi venite sul sito della stampa ci sono tanti blog, sia di giornalisti che di lettori esterni, sia di personaggi famosi, per dire la Yoani Sanchez, la blogger cubana, che è la più famosa blogger straniera di opposizione nel mondo, ha accettato in Italia di avere il blog sul sito della stampa e noi è la nostra reporter di fatto, scrive le notizie per noi. E se voi guardate sul sito della stampa la trovate Yoani Sanchez e noi cercheremo sempre di più di integrare i blogger nel giornale, e quello che fanno anche all'estero. È anche vero però che sarebbe bello che i nostri giornalisti fossero i nostri blogger, e molti giornalisti nostri lo sono. Se voi andate nell'elenco che si chiama Angolo dei giornalisti trovate tantissimi blogger, giornalisti che stanno sperimentando il blog per comunicare al di là del giornale cartaceo, non si pubblicano solo i loro articoli cartacei, ma scrivono in tempo reale sulle notizie, commentano e dialogano con i loro lettori, hanno il loro pubblico, Flavia Amabile, la Marinella Venegoni, Mimmo Candito, Marco Castelnuovo, ce ne abbiamo diversi. Scusate, ma sto leggendovi. Allora, i blog sono i nuovi articoli di fondo. Sì, sul sito internet della stampa sicuramente. I blog sono i nuovi articoli di fondo. Noi mettiamo gli articoli di fondo nella sezione opinioni, abbiamo sia gli articoli di fondo del cartaceo, sia i blog dei colleghi giornalisti e dei lettori. Abbiamo messo tutto insieme. Il modello di informazione che non distingue tra notizie e interpretazione sta finendo grazie a internet. Sì, certo, perché la gente capisce la differenza tra notizia e informazione. Il problema è interpretazione. Il problema è che spesso oramai abbiamo l'abitudine di sparare opinioni senza metterci dietro i fatti. Per cui la famosa vecchia regola del giornalismo, perché il giornalismo poi è un mestiere che bisogna imparare, non tutti sanno fare i giornalisti. Io non credo che tutti i blogger siano dei bravi giornalisti, cioè ci sono dei blogger che sparano tantissime opinioni, giudizi, ma senza approfondire, senza andare a cercare i fatti, i numeri dietro le cifre, i fatti, le testimonianze, i virgolettati, raccontare le storie vere, cioè non è possibile sparare solo opinioni e non andare a raccontare la storia, non consumare la suola delle scarpe per vedere i posti. Quindi quello è il giornalismo che sta scomparendo e di cui ci si preoccupa, cioè il giornalismo investigativo che richiede in realtà un editore o qualcuno che lo finanzi, perché richiede che una persona vada sul fronte, che non è necessariamente sempre il fronte di guerra, ma che vada là a raccontare la storia. Quando c'è stato il problema del terremoto in Abruzzo, è vero che Twitter ha dato per prima la notizia, però non è. Cioè, è uscita su Twitter, però poi i giornali hanno mandato i corrispondenti, grazie a Twitter, hanno seguito le indicazioni di Twitter, ma i corrispondenti sono andati a raccontare la storia, a intervistare le persone, a raccontare le loro storie. Non puoi leggere solo la notizia in diretta e basta, ma avere la notizia interpretata, raccontata. C'è chi dice addirittura che non sono notizie, le notizie non sono interpretate, raccontate, cioè da qualcuno che va e le scrive come notizie. Esatto, il giornalista ha il merito di far entrare il lettore nella notizia. E non solo, ma i giornali, secondo me, i giornali, cioè in
questo caso i siti internet e dei giornali, danno la possibilità, quella famosa serendipity, no? La possibilità a un lettore che magari cerca la notizia di calcio, però di fianco vede un titolo di una notizia che non cercava, ma che lo interessa, e gli allarga gli orizzonti. Credo che il ruolo di un giornale esista ancora, quello di dare la possibilità a un lettore di allargarsi i suoi orizzonti, riuscendo a leggere sia quello che gli interessa, ma a scoprire anche cose che non sapeva gli interessassero. Per cui leggi magari un reportage meraviglioso dall'Afghanistan, eppure tu eri lì per leggere come è andata, come ha aperto la borsa, come ha chiuso la borsa, oppure vai a leggere le ultime notizie sulla questione Marrazzo. Vai sul nostro sito della stampa, se voi vedete le cose più cliccate sono francamente devastanti, cioè io rimango sempre turbata a vedere che sul sito della stampa le cose più cliccate sono le donne nude, la violenza, il sangue, il sesso, il porno, lo sport più becero, cioè gli insulti, le cose, il Grande Fratello, quelle sono le cose più cliccate. Però poi abbiamo cose di grande qualità che sono cliccate, magari un po' di meno, ma sono cliccate tanto comunque, di meno rispetto alle altre. Ma perché? Perché tra quei 100 quelle 100 persone che cliccano una notizia di scarsa qualità, di bassa lega, però già vedono un'altra cosa invece di qualità interessante, la cliccano e la scoprono. E avevamo un video bellissimo sulla caduta del muro di Berlino, che è stato molto cliccato, lo speciale su Obama piuttosto che sull'Africa che ha fatto la stampa è stato cliccato, nonostante magari questi lettori ci arrivassero per caso e non perché se lo andavano a cercare. Avete ragione sul discorso dei corrispondenti locali per ogni provincia. Noi abbiamo un problema, che il sito della stampa non è ancora online per quanto riguarda le province. La stampa è un giornale regionale oltre che nazionale, è un giornale che dovrebbe avere tutte le province online, invece ce l'ha solo a pagamento, soltanto le edizioni cartacee, non ha il sito internet con l'interattività con i lettori a Cuneo, a Asti, a Alba. Quello manca ancora, e nei progetti si farà. Ci vuole un investimento per farlo, cioè ci vuole qualche giornalista là dedicato che abbia voglia di andare online e fare almeno un blog, aprire una finestra sulla sua città. Ho capito che ci sono tanti pubblicisti che vogliono lavorare, i pubblicisti per lavorare devono proporre idee, articoli belli che noi non abbiamo, e proporci delle cose che nessuno ha, irrinunciabili, e noi li pubblicheremo. Cioè, questa è l'unica cosa che io posso dire. A me arrivano delle proposte via internet, delle volte le accettiamo, però è un po' complicato. Il futuro per i giornali locali, sì, i giornali locali hanno il problema della free press, hanno il problema dei siti internet locali, delle radio locali, devono sapere che c'è tutta quella concorrenza lì, devono affrontarla e essere i migliori dei blog locali per poter perché raccolgono sicuramente la pubblicità locale. Il problema è che poi devono fare concorrenza a tutto il resto che si sta sviluppando intorno, perché su internet oramai non c'è più soltanto il giornale locale. La stampa un tempo aveva edizioni locali che erano monopoliste nella loro città, e oggi si confrontano con della concorrenza pazzesca che prima non c'era, che è su internet. La città Novara è lontanissima non su internet per le news, giusto, ha ragione. Dovremmo mettere l'edizione Novara della stampa online gratis, non solo a pagamento. Invece adesso ce l'abbiamo solo a pagamento e non è interattiva, cioè è solo l'edizione cartacea. Non vediamo l'ora di farlo, ma è nei progetti, lo faremo. Il giornalismo d'inchiesta è quasi finito, cioè è quello che dicevamo prima. Il giornalismo d'inchiesta è quello che dicevamo prima, costa tanti soldi. E i giornali, gli editori non hanno più soldi per mandare la gente sul posto lontano a farlo. Però un po' è terribile vedersi le immagini, il fermo immagine mi fa una certa impressione. Il giornalismo alla Report, vedete, il giornalismo alla Report esiste, c'è ancora, per cui non è vero che non c'è. Gli archivi online, noi abbiamo messo online un'altra cosa importante, il problema del copyright. Noi mettiamo online gli archivi gratuiti, e abbiamo messo in licenza Creative Commons, cioè senza il copyright rigido tipico di tutti i giornali, l'editoria tradizionale. L'abbiamo messo in licenza Creative Commons, quindi libera, a patto che venga citata la fonte.
anche noi, sì, tutti i giornali oramai stanno mettendo gli archivi free, ma nel momento in cui l'hanno fatto i grandi giornali stranieri, è stato era chiaro che gli archivi online a pagamento non li comprava nessuno e quindi erano veramente uno spreco, così almeno vengono utilizzati e rientrano nel conteggio delle pagine viste che serve tanto per fare numero per raccogliere inserzioni pubblicitarie. Poche persone lo sanno, il giornalismo è arrivato. No, toglie i finanziamenti. I soldi. Dunque, Mare 76 è in controtendenza rispetto a quello che negli Stati Uniti stanno decidendo. Negli Stati Uniti stanno decidendo di ripristinare i finanziamenti governativi ai giornali perché. E così come anche in Francia, perché i giornali sono in crisi e sono uno strumento di democrazia e sono uno strumento, quindi un utile strumento sociale per informare i cittadini, quindi è un servizio sociale che lo Stato deve garantire e quindi in realtà si pensa che lo Stato debba provvedere a finanziare i giornali affinché non muoiano e non scompaiano. Il problema del finanziamento ai giornali però è che in Italia invece è stato fatto legato come se fosse un finanziamento ai partiti, cioè una cosa come dire, pure. Esatto, il giornalismo non è un prodotto come la mette da barba e quindi il libero mercato dove l'editore privato deve finanziarsi con la pubblicità, forse non è il massimo per un giornale per garantire la qualità dei servizi giornalistici, perché il giornalismo d'inchiesta forse è più garantito se non è finanziato dall'inserzionista pubblicitario, perché cosa ne pensate di uno che scrive un articolo, un giornalismo d'inchiesta, fa un articolo d'inchiesta sullo scandalo delle telecomunicazioni, del monopolismo della telecom che non funziona, piuttosto che di grandi problemi con le telecomunicazioni in Italia e poi di fianco vedo una pagina di pubblicità di Telecom Italia. Cioè uno dice magari l'articolo non è proprio neutrale, obiettivo, perché non scrivete male di quell'inserzionista, giusto? E c'è il ricatto, se no tolgono la pubblicità se parlate male di Telecom. E quindi c'è un po' questa spada di Damocle. Esatto, infatti nei giornali oggi è così, cioè c'è il rischio, e in Italia i giornalisti lo sentono, noi lo sentiamo tantissimo questo problema, di essere i giornali poi periodici alla Mondadori, quando li vedevo non parliamo, cioè i giornali di cucina che hanno gli inserzionisti pubblicitari di cucina, di benessere, di salute, di bellezza, che hanno i cosmetici che fanno pubblicità, sono in realtà tutti pubblici redazionali, cioè non c'è giornalismo di inchiesta lì, francamente, di inchiesta contro le case farmaceutiche. Per dirne una, in giornali di quel genere, perché hanno inserzioni pubblicitarie grossissimi che sicuramente pesano sulle scelte editoriali. E questo è il grossissimo problema, che un tempo era molto divisa, l'editore era da una parte e faceva il suo mestiere e il giornalista faceva il suo mestiere senza sapere chi fosse l'inserzionista. Oramai invece c'è una commistione tale che non c'è più questa divisione netta. Quindi tanto vale in realtà essere più trasparenti e dichiarare al proprio pubblico, guardate, il nostro giornale è sponsorizzato dalla, che ne so, da una grande fondazione bancaria, però è un grande sponsor che crede nel giornalismo, che ci fa da mecenate, lo si fa sapere al lettore, quello è lo sponsor e paga lo sponsor. Forse questa è un'idea. C'è chi pensa a questo, cioè a fare grandi fondazioni con grandi sponsor che paghino, anziché la raccolta pubblicitaria così. Il giornale deve vivere di vendite. E infatti, e per vivere di vendite, siccome la gente non compra più la carta, deve imparare ad andare online. E i giornali, in realtà, secondo me, il vero passo che devono fare in Italia, la prima cosa che devono fare è andare online. Ci sono ancora troppi giornali che non hanno sito internet, che hanno siti internet fatti male, siti internet non interattivi, non multimediali, non accessibili a tutti, magari sono fatti male per cui. Per esempio, dal punto di vista sociale, un sito internet deve essere accessibile ai ciechi. Noi abbiamo l'edizione per ciechi, non tutti ce l'hanno. Vuol dire che deve essere fatto in maniera che è letto ad alta voce con dei software particolari, piuttosto deve essere fatto semplificato, per cui la multimedialità, se non si riesce a vedere, non deve interferire col fatto che comunque vuoi sapere le notizie. I giornali.
tanti ciechi leggono. I ciechi, l'associazione dei ciechi ci ha chiesto di essere accessibili online perché vogliono avere le informazioni e le vogliono, le leggono nel senso che le ascoltano ovviamente. Noi abbiamo un software che le legge ad alta voce, una macchina automatica che legge il giornale ad alta voce ai ciechi. Volevo capire quanti siamo online. Allora, siamo direi che la finiamo qui perché sto guardando l'ora e è già passata più di un'ora. Vi ho messo tantissimi link online, link sotto di approfondimento, sia del sito della stampa, sia miei, sia sul dibattito che c'è sul giornalismo online. Vi consiglio di andare nelle scuole di giornalismo, nei siti delle scuole di giornalismo a vedere, anche se sapete l'inglese perché sono bellissime, altrimenti c'è un sito molto bello italiano con un corso di giornalismo online fatto dal mio collega Luca De Biase che lavora a Sole 24 Ore ma che ha fatto questo corso molto bello sul sito di logos.it, un manuale proprio di giornalismo nell'era di internet che secondo me è ancora valido. Mi spiace che non ci sia più Franco Carlini, che era un collega del Manifesto e dell'Espresso, che è stato anche un po' un mio mentore, che era un grande appassionato di giornalismo online e che avrebbe partecipato volentierissimo e vi avrebbe segnalato mille altri link interessanti. E leggete le proposte che ci sono su tutti i siti, c'è un sito sul futuro del giornalismo in inglese molto bello, ci sono edizioni come Global Voices, che sono esperimenti, Global Voices Online, che sono esperimenti fatti da bloggers in tutto il mondo che si sono uniti in un unico network per raccontare con giornalismo di qualità, no, o servizi di inchiesta di qualità, gratis perché sono appassionati di questi argomenti, lo fanno nel tempo libero, però sono articoli veramente che meritano ed è un altro tipo di giornalismo, quello no profit, cioè il giornalismo fatto da gente appassionata che magari fa altro nella vita, ma nel tempo libero si dedica e mi fa una storia, scrive una bella storia e in base a come l'ha scritta e a come si guadagna la sua reputazione ha i suoi lettori, per cui ci spiace. Massimo, anche a me manca Franco Carlini. Un'ora è poco, lo so, un'ora è poco, però qua sono da sola a parlare e francamente incomincio ad avere fame. Non ho ancora cenato e devo chiudere il sito internet della stampa. C'è il collega da solo che sta aggiornando tutto il sito perché poi non abbiamo parlato. Non bevo mai. Eccola qua l'acqua. Se volete lo sponsor, l'acqua, beviamo, va? Grazie per il suggerimento, avevo una grande sete. Dicevo che mentre io sono qui a parlare, c'è un collega che da solo sta aggiornando tutto il sito, per cui non è giusto e devo tornare a lavorare. Abbiamo l'apertura del sito sullo sconto sulla riforma della giustizia, sul processo breve, il DDL in Senato. Non so se questo vi interessi. Lavoriamo fino alle 11. Sì, vi racconto un po' come funziona il sito se volete. Siamo una decina di persone, il sito si aggiorna dalle 7 di mattina fino alle 11 di sera, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. E siamo un sito internet. Lasciamo perdere il DDL, avete ragione. Fate lavorare sul web i giornalisti anziani. I giornalisti anziani, alcuni sarebbero disposti a farlo, sarebbero molto contenti se non ci fossero regole burocratiche che glielo impediscono. Però in realtà la maggior parte non me lo chiede, per cui purtroppo se ne stanno ben comodi di là e ognuno si fa, insomma, anche di là, dalla loro parte hanno anche loro le loro gratte da pelare perché oramai sono pochi e hanno tanto lavoro anche loro. Comunque cambieranno le cose, ne sono certa.
E il giornalismo non è finito. Io lo dico sempre ai ragazzi che vengono a lavorare al sito internet, che sono stagisti e sognano di fare giornalisti da grandi, e penso che sia comunque sempre un bellissimo sogno, perché il giornalismo è sempre una cosa bellissima. Sono i giornali che sono in crisi, non i giornalisti. Poi i giornalisti attaccati alla categoria e al giornale, sì, ma i giornalisti innovativi che sono disposti a mettersi in discussione e a provare dovunque, perché credono comunque di saperlo fare il loro mestiere, secondo me hanno speranze tranquillamente di continuare a lavorare. Ok, vedo che continuate a discutere, però intanto io vi saluto, continuate con la vostra chat, guardate i link e se volete mandatemi pure messaggi nel mio blog e vi risponderò. Ciao a tutti!